Buongiorno ragazzi, buongiorno dalla ventosa San Malò. È una città che viene ricordata e soprattutto è conosciuta come la città dei pirati, perché infatti questo paesino nasce, cresce e si fortifica con un'entità tipicamente corsara. Nasce, diciamo così, per caso, perché è una parte un po' distaccata dall'entroterra, e tant'è infatti che qua ci venne a vivere come prima persona un eremita che visse per tanti anni da solo. Poi divenne di fatto una base dei pirati. I pirati venivano qui per dormire, per mangiare, perché cominciarono a nascere delle piccole taverne, fino a che poi cominciarono proprio a viverci, tant'è che divenne veramente una roccaforte, una base dei pirati. Cominciò a crescere anche nel numero. Questa città è sempre stata malesina, perché come vedete ci sono le mura che contengono la città, che non sono mai state superate da nemici. Ci hanno provato gli inglesi, ci hanno provato gli olandesi, ma sono sempre stati respinti da questi corsari. Oggi San Malò è una città turistica. Adesso noi ci facciamo un giro qua intorno e poi ci addentriamo nelle mura. Andiamo. Comunque anche qui, come nella baia di San Michel, si verifica il famoso fenomeno delle maree. Infatti qui compaiono e scompaiono le spiagge con grande facilità. E dalla meravigliosa San Malò ci spostiamo alla Gazili, che praticamente è una piccola cittadina che si trova al sud di San Malò, quasi vicino a Nantes, ed è veramente una bomboniera perché è piccolina ed è famosa per due cose: prima di tutto perché c'è la casa produttrice di cosmetici Yves Rocher, e poi perché l'estate c'è il cosiddetto festival della fotografia, perché arrivano da tutto il mondo 200 fotografi che espongono le loro foto per tutta la città. Quindi non c'è proprio un museo, ma il museo è un museo a cielo aperto. Andiamo a vederlo, sperando che non venga giù il diluvio.
Allora ragazzi, dalla casa lì è tutto, ce ne stiamo andando perché il tempo si sta mettendo brutto, ho già fatto qualche tuono, quindi è meglio rientrare, ma anche perché poi ce la siamo vista tutta perché non è grande. Quindi il consiglio che vi do è, se volete venire qui, prendetevi una mezza giornata per poterla visitare, perché comunque c'è sempre la mostra fotografica, eventualmente c'è il museo. Comunque, allora, il video finisce qui. Se vi è piaciuto vi invito a commentare, a lasciare un like e a condividere. Noi questa sera rimaniamo qui intorno, perché domani noi saremo a Nantes. Quindi ci vediamo domani da Nantes. Ciao ragazzi!